Buona giornata a tutti, chi parla è Claudio Simeone insieme a Francesco con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Aspetta un attimo perché qua vedo che non riesco, provo a parlare, no non ci senti, aspetta un attimo Francesco, un attimino, provi, aspetta, no, vediamo un attimino, forse è meglio che prendi un altro microfono, quello non, mi sa che non funziona. Provo a vedere. Provo col 2. Sì, vado col 2, mi senti adesso? Perfetto. Adesso dovremmo essere a posto, dai. Chiudo. Benissimo. Okay. Vabbè, dai. Abbiamo risolto il problema tecnico di Radio Gamma 5. Buon, perfetto. Allora, aspetta un attimo che devo risolvere il mio problema tecnico. Ok, scusate. Sì, noi con la tecnologia siamo molto affezionati, ma io mi incasino così tanto. Per fortuna che ho smesso di riparare macchine per ufficio. Va bene. Allora Francesco, vuoi ricordare gli appuntamenti che abbiamo? Io ricordo gli appuntamenti che sono a breve, che sono appunto... No, giovedì 9 marzo alle ore 21 a Montegrotto Terme presso il pub Imbolc in via Aureliana 11 c'è il terzo incontro del MUT Veneto, praticamente luogo di incontro dei pagani dei Vica del Veneto per conoscere, discutere, scambiarsi notizie, informazioni, fare amicizia. È un incontro informale, appunto tenendosi anche un locale pubblico e meno rigido e meno appunto ufficiale. Ha avuto parecchio successo, ricordo che appunto questo incontro del MUT Veneto è la fusione di due MUT preesistenti, tra cui appunto quello di Mesta tenuto dagli amici di Vica News, che è già un buon segnale positivo il fatto che le persone si uniscono per cercare di dare una dimensione più possibile di movimento e comunitaria al paganesimo, alla stregoneria, alla Vicca, perciò le persone che vogliono conoscere, discutere senza formalità e nella massima libertà possono appunto venire giovedì 9 marzo alle ore 21 al pub Imbolc di Montegrotto Terme in via Aureliana 11. Poi c'è un appuntamento che è un rituale, che ormai è un rituale di quelli classici della Federazione Pagana collegati appunto con gli equinozi e i solstizi, il 25 marzo che è sabato al Borgo Sacro della Federazione Pagana di Jesolo, il rito dell'equinozio di primavera. Sì. Il rito sacro che terremo presso il Bosco Sacro di Jesolo, vi raccomando, persone che vengono al rito, di essere sul posto per le ore 17. Ce la facciamo, Francesco? Sì, dai. Ecco. Io vado giù anche qualche giorno prima a preparare tutto quello che è necessario. L'importante è che le cose vengano fatte bene quest'anno, diciamo così, perché i riti stanno sempre più crescendo. Chi ha seguito un attimino i riti che abbiamo fatto sul altipiano di Asiago ha potuto notare, quelli che sono arrivati fin dal principio, c'eravamo io e Francesco, che il rito sull'altipiano di Asiago l'abbiamo costruito anno dopo anno, cioè in pratica ci abbiamo messo 8 anni per riuscire a dare una forma definitiva del rito, perché i riti pagani sono dei veri e propri richiami agli dei, sono una vera e propria esposizione soggettiva rispetto al mondo, un'espressione di tensioni, di emozioni, anche caotiche. E chiaramente questo ha bisogno di essere compreso dalle persone, ma non compreso dal punto di vista razionale, ma compreso dal punto di vista psicologico, dal punto di vista soggettivo, no? Perché riprendere quella che è l'antica ritualità e riportarla al giorno d'oggi chiaramente è un cammino abbastanza profondo e abbastanza tortuoso, diciamo, siamo come l'acqua che si muove dentro la terra, insomma, si va nei vicoli, si mette nelle fessure, si apre, si allarga, si distende, praticamente questo è il cammino di costruzione di quello che stiamo facendo. Però il rito stesso, il rito pagano, è un'esposizione verso l'esterno ed è una rappresentazione dell'individuo davanti alla vita. Davanti alla vita in questo caso è davanti alla nascita, cioè ogni nascita, ogni alba, ogni eos che sorge è la rappresentazione in fondo dell'equinozio di primavera, è Persefone che torna dall'Ade, cioè la piccola Demetra che va a partorire la vita nel profondo e nell'oscuro e che torna alla luce, cioè praticamente una rappresentazione di un infinito numero, penso, di simbolismi antichi. Francesco, quanti sei? Qualunque sono enormi, e poi il costo del punto degli equinozi è a livello planetario, cioè nel senso che tutto quanto in tutto il mondo ci sono sempre riti di passaggio con varie venature, significati, profondità, storie, elementi, però sono riti di passaggio che poi sono riti di passaggio
che non sono soltanto riti esterni statici, ma sono anche delle dinamiche interiori, delle dinamiche di comunità, di esistenza, legate sempre a un'attenta osservazione di quello che accade attorno, di quello che c'è attorno, cioè nel senso che non sono qualcosa che portano nell'animo, nel profondo, un chissà dove, ma c'è il richiamo, la sostanza, la necessità, il desiderio di osservare la realtà e di essere in simbiosi, in contatto con la realtà, perché appunto la luce arriva e anche noi abbiamo bisogno di luce, e anche noi abbiamo bisogno di osservare, noi anche noi abbiamo bisogno di essere in movimento, e gli equinozi rappresentano il movimento cosmico, cioè al contrario del tempo lineare del monoteismo, in cui c'è un inizio, in cui c'è una fine, noi sappiamo che all'interno del mondo esiste il corso del ciclico, delle stagioni, dei passaggi, della nascita, della morte, della vita, e di conseguenza noi seguiamo questo calendario. Logicamente ogni evento è nuovo, a sé stante, è ripetitivo perché contiene un archetipo, ma la nostra vita comincia, vive e moriamo. Logicamente ci saranno altre vite, ci saranno altre esistenze, altri popoli, altre comunità, altri pianeti che nascono, altri dei che nascono, altri dei che dormono, altri dei che muoiono, e di conseguenza noi seguiamo in questo ritmo, cioè in un ritmo appunto circolare, non in un ritmo lineare come il monoteismo, in cui c'è la creazione del mondo e la fine del mondo e poi non c'è più niente. La nascita è anche ogni volta che facciamo dei salti nella nostra vita, nella nostra esistenza, no? Cioè prima vedevamo il mondo in un certo modo, poi cambiamo, cioè scopriamo nuove cose e cambiamo il nostro punto di vista. È una nascita anche questa, perché è un nuovo modo di vedere la vita e di affrontare la vita. In realtà chiamare gli dèi durante il rito dell'equinozio di primavera è chiedere energia per questi salti, cioè dire: io non sono morto, io non mi sto ingrigendo, non mi sto rattrappendo su me stesso, io sono vivo, io so che ho uno sconosciuto nel quale nascere continuamente, nel quale buttare la mia visione, nel quale espandere, e voglio energia per far questo. E questo richiamo che abbiamo agli dèi del mondo è fondamentale all'interno di un rito collettivo, ed è questo che faremo il giorno 25 marzo. Torno a ripetere, alle ore 17 bisogna essere tutti sul posto. Io arriverò giù a preparare con qualche persona, probabilmente a preparare il posto, il luogo del rito qualche giorno prima, vediamo un attimino di dare una sistemazione a tutto questo e riuscire a fare il rito in maniera corretta, insomma, anche per far sentire le persone proprio partecipi a questa esposizione di se stessi nel mondo. Non è facile, perché, torno a ripetere, non è facile condurre un gruppo di persone a fare queste cose. Purtroppo bisogna sempre arrivare a raccogliere quelle che sono le emozioni delle persone e metterle nell'insieme, ed è effettivamente un lavoro, vi assicuro, faticosissimo. Dal punto di vista della stregoneria è uno dei lavori più faticosi che ci sia, però questa è la vita e questo è da fare. Naturalmente cercheremo di fare del nostro meglio. Appuntamento per sabato 25 marzo alle ore non più tardi delle ore 17, cioè nel senso che rischiate di trovare tutto chiuso, non sto più a aspettare le persone come gli altri anni, l'ultimo che arriva che non trova la strada, sia chiaro questo. Bene, Francesco. Sì, io posso aprire una parentesi, Claudio, apro una parentesi appunto, in quanto diciamo la persona di cui parliamo non ha un'attinenza stretta col discorso del paganesimo, che però è una persona che col suo stile di vita, col tipo di vita che ha fatto, con le scelte che ha fatto, dà una dimostrazione di quanto importante sia impegnarsi, essere presenti e non demordere mai. Io voglio ricordare appunto Luca Coscioni, che è appena morto da pochi giorni. Luca Coscioni è stato, chiamiamolo, ucciso, o io ho aiutato a morire, da tutti quei cattolici, da tutti quei cristiani, tutti quei monoteisti che, offrendo sulla fecondazione assistita, hanno preferito far boicottare queste cose. Penso che le sofferenze di Luca Coscioni siano molto piaciute a chi ha sostenuto l'astensionismo sul referendum sulla fecondazione assistita. Luca Coscioni non chiedeva di applicare principi, di imporre agli altri qualcosa, chiedeva soltanto, come noi chiediamo, come a noi piace ricordare, che l'uomo non è nato per soffrire, che non è nato per la sofferenza, che l'uomo non certo si santifica o migliora perché soffre. Se la società, una comunità, uno Stato può fare qualcosa, è quello di alleviare, di limitare e, se possibile, a risolvere le sofferenze, perché soltanto nel cercare la felicità possibile, creabile, auspicabile delle persone, si riesce a vivere meglio.
Le persone che vivono in sofferenza saranno sempre persone che avranno una vita dolorosa. Luca Coscioni viveva certo una sofferenza fisica enorme, però aveva un coraggio, quello di combattere per il diritto alla ricerca scientifica. Non chiedeva agli altri di accettare principi religiosi, ma invitava la libertà di tutti di poter cercare nuove vie. E il fatto che, nonostante la sua condizione fisica non certo bella, per usare un termine molto semplice, nel senso non certo invidiabile, non certo augurabile, ha sempre impegnato tutta la sua esistenza che gli è rimasta nel combattere appunto perché ci fosse la libertà di ricerca scientifica, perché fosse dato a chi aveva la possibilità di risolvere dal punto di vista medico qualcosa, di almeno tentare di cercare a questo. Logicamente i cristiani, sempre attenti nel creare sofferenza e dolore, di fronte a queste cose hanno preferito salvare gli embrioni e permettere che una persona come Luca Coscioni morisse soffrendo. Logicamente morendo soffrendo, Madre Teresa di Calcutta ne sarà fiera, perché la sua sofferenza sicuramente lo rendeva simile a Cristo. Io non penso che Luca Coscioni fosse più contento di vivere da uomo, da persona, non da imitazione di Cristo sofferente. Ma questo significa anche che i monoteisti non cercano certo la felicità, non cercano l'amore e il disinteresse, ma cercano la sofferenza. E allora io voglio ringraziare tutti quei cattolici cristiani che si sono così impegnati per far fallire un referendum sulla ricerca, sulla fecondazione assistita, e perché anche il loro merito, e gli va riconosciuto, è stato quello di far morire Luca Coscioni come è morto, insomma. Cioè, togliendogli anche la speranza di poter pensare, di cercare di rimediare a qualcosa della sua sofferenza. Penso che i cristiani si sono dimostrati molto cristiani con questo comportamento, devono essere fieri della loro abilità di salvatori delle anime, perché sicuramente per loro il continuare a soffrire delle persone che sono in quella condizione li rende fieri, li rende la capacità di definirsi di buoni cristiani. Ecco, io voglio ricordare Luca Coscioni proprio perché ha avuto il coraggio che molti non hanno avuto, ha avuto la coerenza, la forza, l'energia di lottare anche quando un fisico gli si ribellava, perché la volontà, la capacità di comprendere, il desiderio di non fare il pietista, perché non ha mai chiesto, come fanno moltissimi cristiani o salvatori cristiani che vanno a esibire nel circo del dolore, della sofferenza, quello che loro fanno, quello che vanno a vantarsi. Lui non voleva vivere nella sofferenza. I cristiani vogliono farci vivere nella sofferenza. A Luca Coscioni l'hanno fatto vivere nella sofferenza fisica. Loro, con le loro idee, i cristiani, loro, con la loro fede, cercano di farci vivere finché possono in una sofferenza di società, di comunità. Cercano di imporci un crocifisso che diventa all'improvviso un simbolo di salvezza, che gli rappresenta un qualcosa a cui non dobbiamo prescindere. Sappiamo appunto che sicuramente hanno in mente sistemi più raffinati, più attenti, più precisi per salvare le nostre anime, che è quella dei roghi. E sapete che questa è una posizione di tutti i monoteisti. L'importante per ogni monoteismo, e sottolineo per ogni monoteismo, per ogni cristiano, per ogni ebreo, per ogni islamico, è la sottomissione di fronte a Dio. Luca Coscioni ha avuto il difetto di non sottomettersi alla volontà di Dio di farlo soffrire, perché ricordiamo sempre che tutti i monoteisti reputano la sofferenza come la forma di condanna per i peccati dell'anima, delle persone, proprio perché oltre a colpire una persona che è disagiata, che vive in condizioni non certo felice, la si deve rendere colpevole anche della sua situazione. E sicuramente i cristiani hanno detto: ti meriti di morire così. Ringraziamoli per la dimostrazione dell'amore cristiano che hanno dato. Questo è l'amore cristiano. Sì, in internet trovate amore cristiano e trovate anche questo. Va bene. Allora, da dove cominciamo un po' questa trasmissione? Ecco, se vuoi posso dare anche una cosa. È proprio una notizia che proprio passa pochi giorni prima che Luca Coscioni morisse, che parlo del 18 febbraio. Libertà di ricerca a rischio, scienziati contro il governo. Il processo a Galileo non è finito. Ne sono convinti i tanti scienziati che si sono riuniti ieri a Roma nel Congresso Mondiale sulla Libertà di Ricerca Scientifica, organizzato dalla Stazione Luca Coscioni e promosso da un comitato nel quale fanno parte i maggiori ricercatori italiani dei cervelli staminali. Dicono loro:
ci sentiamo veramente minacciati nella nostra libertà. Ecco, se uno scienziato si sente minacciato nella libertà scientifica, pensate qual è la garanzia per le libertà civili, individuali e comunitarie. Cioè, se chi ha un minimo di potere all'interno della società si sente minacciato, chi non ha potere è veramente messo molto male. Va bene Francesco, sì. Cominciamo. Dai. No, allora io ho chiesto a Francesco di iniziare la trasmissione parlando, visto che io ho saltato la trasmissione scorsa, parlando delle vignette danesi e di quello che stanno provocando nel mondo e della reazione che c'è in giro. Allora, il problema è questo, il problema che almeno io voglio esporre è questo. Noi abbiamo una sentenza della Corte di Cassazione, una sentenza che è stata fatta proprio qui con due delinquenti, naturalmente delinquenti dal punto di vista di quello che hanno fatto, non dal punto di vista di altre fantasiose, che è tale Faraon e tale Gumiero, in cui la Corte di Cassazione ha determinato e delineato, prima l'aveva fatto un attimo prima la Corte d'Appello di Venezia, quelli che sono i termini del confronto religioso. E fu una sentenza che la Corte di Cassazione ha messo in essere pur assolvendo gli imputati per prescrizione. Ricordo che la prescrizione del reato non è mai una soluzione, è semplicemente passato troppo tempo rispetto a un reato. Ha dichiarato che effettivamente avevano offeso la religione, in quel caso fu il testimone di Geova, e determinò la Corte di Cassazione, insieme alla Corte d'Appello di Venezia, quelli che erano i limiti e i modi in cui può avvenire lo scontro o la critica religiosa. Purtroppo quando si parla di religione, di fedi religiose, di modi di vedere la vita, è sempre uno scontro. Cioè lo si può fare con charme, lo si può fare con delicatezza, si può fare con fioretto, si può fare con bazooka, ma è sempre comunque uno scontro, non è possibile che sia diverso. E chiaramente la società civile deve mantenere lo scontro sul livello dell'ideologia, sul livello del pensiero, sul livello delle idee, e non può permettere che le persone vengano ad ammazzarsi per strada, insomma. Devi giungere. No, questo è vero, cioè nel senso che noi lo diciamo sempre, io lo sono profondamente convinto che esiste per le persone il massimo rispetto, ma non può esistere nessun rispetto per le idee. E infatti questo è il punto fondamentale. In realtà anche al MUT non avevano capito, quando gli avevamo detto l'altra volta, che il fatto che noi dobbiamo manifestare le nostre idee non significa fare una guerra all'altro o al diverso, significa chiaramente esporre delle idee diverse a delle altre idee. Chiaramente chi riesce a supportarle meglio, chi riesce ad avere più rappresentazione delle idee, è chiaramente vincente, l'altro deve mangiarsela, a meno che non ti metta sul rogo, come normalmente è successo. Bene, noi abbiamo queste regole nella società civile quando queste regole vengono violate, purtroppo ci sono degli accadimenti che non piacciono a nessuno. Ora, finché in internet si fa un sito di diffamazione nei miei confronti, non è che succeda niente, insomma, cioè mi arrabbio, mi incazzo, al massimo faccio una denuncia alla polizia, perché chiaramente certe cose non sono in grado di dire non sono vere o dimostrare che non sono vere davanti a delle affermazioni criminali, delinquenti, poi posso solo andare alla polizia a fare la denuncia, più di quello non posso assolutamente fare. Però quando quell'offesa, il sentimento religioso, viene fatto a delle persone che sono massa e che sono povere e che hanno soltanto quel respiro religioso che è l'unica cosa che praticamente le mantiene in vita, diventa una cosa estremamente grave, perché quelle persone di solito non hanno niente da perdere. E siccome viviamo in un mondo in cui chi ci marcia su questa povera gente, no? Cioè abbiamo servizi segreti che ci lavorano, quelli che fanno le informazioni, questi che manovrano, cioè abbiamo un mondo che in realtà gioca al potere, gioca al dominio e gioca sui sentimenti delle persone, e specialmente sui sentimenti di persone fragili. Per cui è quello che è avvenuto le vignette danesi, in realtà è una cosa gravissima. Dopodiché su quel sistema si è innestato tutto un circuito di sfruttamento delle posizioni ideologiche e militari, la scacchiera mondiale, i servizi segreti israeliani, gli Stati Uniti, gli integralisti islamici, eccetera. Cioè si è innestato tutto un processo che sta effettivamente degenerando. Cioè abbiamo guerre ormai che sta per scoppiare in Nigeria, vi ricordo che in Nigeria una guerra religiosa già c'è stata,
se qualcuno alla mia età si ricorda che il termine Biafra è sinonimo di fame e fu una guerra religiosa fatta da il Biafra, che era cattolico, contro i musulmani. Che erano libo, che erano cattolici. Esatto, contro i musulmani. Cioè, praticamente, guerra religiosa è facile fare scoppiare. Per sistemare dopo il disastro fatto, la gente crepa, muore, viene usata come bestiame per tutti i giochi politici a livello mondiale. Posso fare un inciso sulla Nigeria? Sì. La Nigeria attualmente è un paese democratico. Prima esisteva una dittatura militare che era retta da generali islamici. L'attuale presidente della Nigeria è un cristiano. Perciò... rischia di succedere veramente un disastro. Perché, torno a ripetere, quando le persone sono povere, sono fragili, cioè non hanno altro che il loro sentimento religioso, e sono delle dinamiti che scoppiano. Lo so che i ricchi e i poveri fanno schifo, ma questo è il mondo in cui viviamo. Però, vedi Claudio, c'è da farsi una domanda. Io e te ormai abbiamo una certa età, di conseguenza anni 70, anni 80 li abbiamo presenti nel mondo arabo. Io c'è un libretto che gira, che è i movimenti politici degli arabi, è un libro fatto negli anni 70. Se uno lo prendesse, troverebbe che la presenza islamica è praticamente insignificante. Nulla, esatto. Sono tutti movimenti di area laica. Volevo arrivare anche a questo. Continua. E di conseguenza, cioè, nel giro di pochi decenni, nel giro di pochi anni, stranamente questo panorama è totalmente cambiato. Allora, perché è cambiato? Cos'è successo di così dirompente, di così efficace, di così sconvolgente? In realtà, quello che è successo per merito cristiano, perché esiste un testo importante, mai tradotto in italiano, fatto da un generale francese che è Claude Del Valla. Del Valla scrisse intorno agli anni 86-87 un libro che si chiamava Islam e Stati Uniti, cui dimostrava che esiste un'alleanza strategica, finalistica, tra un paese integralista come l'Arabia Saudita e gli Stati Uniti d'America. E si chiedeva cosa hanno da condividere un paese retrogrado come l'Arabia Saudita e un paese tecnologicamente avanzato come gli Stati Uniti. Hanno da condividere la visione moralistica religiosa. Cioè, nel senso che quello che chiamava lo spirito del Medioevo, la regressione religiosa, l'integralismo, era comune tra due le parti. L'Arabia Saudita è considerata l'alleato storico e naturale degli Stati Uniti. Io voglio ricordare un piccolo particolare, che molte di queste guerre che esistono in realtà sono pianificate. Ricordo nel 1973 ci fu la guerra dello Yom Kippur, e stranamente, pochi lo sanno, comparvero in Arabia Saudita degli enormi depositi militari. Attenti studiosi, parlano americani, attenti studiosi si chiedevano come mai era possibile che un paese così piccolo, così poco densamente abitato, avesse queste presenze, questi depositi militari. In realtà servivano per le guerre da fare, e poi le proteste di Saddam Hussein hanno permesso di arrivare gli americani. Ma gli americani sono arrivati per difendere una teocrazia che è come quella dell'Arabia Saudita. Io mi ricordo che leggevo delle riviste alternative e ci furono vari reportage di viaggi, e ci fu qualcuno che negli anni 80, viaggiando nel Centro America, disse che incontrava dei personaggi che andavano a insegnare in paesi come il Belize l'arabo, e gli chiese: chi ti finanzia? L'Arabia Saudita. Ci fu chi intorno al 86-87 cominciò a acquistare terreni in Grecia per favorire la piccola comunità islamica presente in Grecia. Chi comprava questi terreni? Comprava l'Arabia Saudita. L'Arabia Saudita non è stata mai denunciata come centro di integralismo, perché è il maggiore alleato che possa esistere a livello mondiale con gli Stati Uniti. Quello che li unisce è la visione fondamentalista, la visione integralista, la visione, pensate che per l'Islam Wahhabita siamo ancora alla terra piatta. Cosa che da noi è scomparsa da poco tempo. Sì. Anche se qualcuno vorrebbe... L'idea medievale non esisteva, terra piatta, sì. Esisteva nella testa degli imbecilli. Sì. Sì. Perciò pensate che appunto con l'avvento al governo degli Stati Uniti di un cristiano rinato come George Bush, che si pensa inviato del Signore, eletto, che bombarda paesi perché il Dio glielo ordina, l'alleanza naturale c'è. Di conseguenza quello che è pericoloso è il fatto che si è visto che l'Islam è fondamentale per quanto riguarda il discorso della presenza americana. In Africa l'Islam viene considerato dai movimenti laici il partito americano per eccellenza. Perché dovete sapere un piccolo particolare: una cosa che gli Stati Uniti detestano è la corruzione.
E purtroppo gran parte dei paesi ARG attuali sono governi militari, autocratici, dittatoriali e così via, però sono profondamente corrotti. E la corruzione è qualcosa che dà enormemente fastidio agli Stati Uniti. Di conseguenza preferiscono avere un qualcosa che sia maggiormente onesto. E le elezioni avvenute a Gaza, in cui un partito corrotto come Al-Fatah, ricordiamoci che Yasser Arafat era considerato uno fra gli uomini più ricchi del mondo, non so dove abbiamo fatto questa ricchezza, ha vinto un partito come Hamas integralista perché aveva una maggiore onestà e faceva assistenza alle popolazioni. Dove reperisce i fondi possiamo benissimo immaginare, cioè nel senso dei paesi del Golfo. Però questi paesi del Golfo hanno creato un fondamentalismo, l'hanno sviluppato, l'hanno sostenuto. E ricordiamo che questo fondamentalismo si è diffuso perché era strutturale agli interessi degli Stati Uniti. Dunque, negli anni 60-70, quasi tutti questi paesi, anche ricordiamo che il partito Ba'ath, che adesso si accusa di essere il partito di Hussein, no? Saddam Hussein, era un partito di origine socialista, cioè aveva una base socialista. Nasser in Egitto aveva una base socialista, Assad stesso in Siria, e questo vale anche per il tentativo di operazione di Gheddafi, cioè in pratica c'era una base socialisteggiante, diciamo così, politica all'interno dei paesi. Che si sia d'accordo o meno non ha importanza. Infatti dagli anni 80 questa vena, diciamo così, collettivo socialista è andata sparendo. Io voglio ricordarvi solo un piccolo particolare. All'inizio degli anni 70 a Mestre i negozi di Corso del Popolo a Mestre avevano insegne arabe e vendevano elettrodomestici. Ed erano i traghetti che arrivavano dall'Egitto, sbarcavano a Venezia, la gente scendeva, comperava oggetti e li riportava in Egitto. Dalla fine degli anni 70, inizio degli anni 80, questi negozi hanno cominciato a sparire. Cioè in pratica c'era un commercio estremamente fiorente all'interno dell'area mediterranea. Cosa è successo? È successo che c'è stato effettivamente un cambiamento di modo di vedere le cose e l'integralismo arabo, l'integralismo musulmano ha avuto il sopravvento rispetto a quello che erano istanze politiche e istanze sociali. Fa parte della storia, non è che ci mettiamo a parteggiare per l'uno o per l'altro, ne prendiamo atto di tutto questo. Cioè, però, è un fatto storico, cioè al di là che piacciono o non piacciono. Esatto. Quello che io però vorrei sottolineare è che questo tipo di scontro che sta avvenendo, che qualcuno vuole che avvenga. Ma non c'è lo scontro. Sì, non c'è lo scontro, vero? In realtà io ho l'impressione che sia un tentativo di aggressione all'Europa. È un tentativo di aggressione molto forte alle società laiche europee, col tentativo di farle diventare società integraliste cattoliche o cristiane in opposizione a un integralismo islamico. È una mia impressione, un'impressione che ho estremamente forte, anche perché se non ricordo male negli Stati Uniti c'è stato un movimento contro l'unità europea ed è un movimento estremamente forte. Per cui io sono molto molto perplesso, diciamo, su queste cose, però dal momento che non ho i mezzi e non ho neanche la conoscenza sufficiente per intervenire in questo tipo di giochi, l'unica cosa che mi interessa è la regola sociale, cioè il preservare la regola sociale per impedire che non ci sia uno scontro di tipo religioso che venga a coinvolgere o a danneggiare le persone deboli. Perché ricordatevi che se oggi avviene perché i musulmani sono brutti e cattivi, domani avverrà per qualcun altro. Se oggi avviene come ieri avveniva per i satanisti, in realtà era un'aggressione a tutte le forme religiose diverse, infatti noi ci siamo battuti a sangue quando i cattolici accusavano i satanisti perché era un'aggressione a tutte le forme diverse non cattoliche. Oltretutto ricordate che sta sentenza che abbiamo avuto contro Faraone e Gumiero qui a Venezia era una sentenza perché avevano insultato su un giornale parrocchiale i testimoni di Geova, avevano insultati gratuitamente. Abbiamo un'altra sentenza della Corte di Cassazione che è un'altra fondamentale nel discorso religioso, che definisce che cos'è una organizzazione religiosa ed è una sentenza principe, cioè una cosa da levarsi il cappello, e fu una sentenza fatta in relazione a un processo contro Scientology a Milano.
Per cui ricordatevi bene che la libertà religiosa, il modo di esprimersi, è una cosa che vale per l'intera società. Se ti dicono quello è brutto, cattivo, bisogna perseguirlo, ricordatevi che se le cose non sono chiare potrebbe essere un'aggressione al sistema sociale in cui viviamo. Perché quando la libertà viene a mancare per uno, dopodiché viene a mancare per tutti. E questo è importantissimo. Sì, beh, Claudio, però io voglio aggiungere una cosa. In realtà questo scontro di civiltà non esiste, non è mai esistito. Quello che queste vignette... No, ma il problema non è che non esiste, non è mai esistito, Francesco. Il problema è che qualcuno lo vorrebbe. Cioè, esistono degli interessi che lo spingono. No. Ed esistono degli interessi... No, diciamo che se noi vediamo gli elementi che sono pratici. Lo scorso anno c'è stato un convegno interreligioso in Qatar, in cui sono stati invitati gli ebrei, i cristiani, i musulmani, e sono trovati d'accordo nel dire che l'Europa è un paese immorale che deve essere purificato nella sua morale. Questa convinzione che noi siamo un paese immorale l'appartiene anche agli Stati Uniti d'America, e di conseguenza significa che noi europei siamo visti come un qualcosa che deve essere salvato e ripulito. Non ho dubbi, che anche Ratzinger lo abbia detto. Sì, no? Appunto, quando è venuto fuori questa storia, stranamente, e non stranamente, diciamo così per bontà, gli Stati Uniti sono subito dichiarati favorevoli al fatto che l'Islam fosse stato denigrato. In realtà l'Islam non è stato denigrato perché il diritto alla blasfemia appartiene dopo lotte di secoli anche all'Europa. Però si è verificato proprio la necessità di questa strana alleanza Vaticano, Islam e Stati Uniti nel dire che appunto si deve limitare la libertà di stampa, la libertà di pensiero. Basta pensare che c'è stato un cardinale, l'ho ricordato su giovedì scorso, che ha dichiarato che è possibile far satira sui preti ma non su Dio. Sì. Ha dichiarato questo. Significa che Dio è un talmente intangibile, e questo era un vescovo, della chiesa italiana, non ho il nome, però lo devo segnalare. Sì, beh, però quello che lui si dimentica, sto vescovo, è che esiste una sentenza della Corte Costituzionale che dice che se il Dio dei cristiani può essere offeso, il Dio dei cristiani deve avere un nome. Cioè, non è il Dio con la D maiuscola, cioè non avendo un nome non esiste offesa. Sì, sì, no, ma vedi, per loro questa è la più intesa, cioè il politicamente corretto appartiene a tutte le visioni dell'integralismo cristiano. Perciò sul fatto dell'indignazione per delle vignette che in realtà erano vignette abbastanza semplici, sono legate al fatto che l'Europa viene considerata un paese degenerato, immorale, che deve essere purificato. E difatti c'è stato sulla presa di posizione contro queste vignette l'alleanza, senza nessun problema, islamici, Stati Uniti, Vaticano. Proprio perché gli islamici si rendono conto che stanno perdendo il potere. Gli islamici stanno perdendo i cristiani, stanno perdendo gli ebrei. E allora, dicevamo, ed è da molto che questo sta avvenendo, nello scorso anno a questo convegno di Doha furono invitati addirittura dei pensatori attribuiti vicini al terrorismo islamico. Bene, i cristiani, i cattolici, gli ebrei non hanno avuto nessun problema a andare ad assieme a denunciare la decadenza occidentale, l'immoralità occidentale. Alcuni anni fa il cardinale di Vienna si è recato a Teheran e ha detto: siamo fratelli, siamo un'unica famiglia, e una famiglia si discute. La saldatura islamico, cristiana, ebraica è già in atto, sta già avvenendo, è già avvenuta. Esistono delle resistenze culturali dovute alla storia, cioè nel senso che l'Europa è stato sempre quella trincea dove si è combattuto in tutte le maniere per liberarsi dalla zavorra monoteista. Perciò è anche più la pericolosa, perché quella, avendo secoli alle spalle, io voglio ricordare un piccolo libro che ho recuperato. Esiste negli ultimi 800 anni un strano libro che viene considerato attribuito a moltissime persone, fu attribuito addirittura a Federico II di Svevia, che si chiama Il Trattato dei Tre Impostori. Questo libro non attacca il Dio, dice che tre impostori sono Abramo, Gesù, Maometto. Questo è un libro che nessuno ha mai visto, ne esiste una versione del 700 francese, però è del 1200 che se ne parla. Il che vuol dire che già 800 anni fa esisteva nella cultura europea, si diffondeva, anche se questo libro non c'è arrivato, già il titolo è significativo, perché dire che ci sono tre impostori, dato che il Dio dei cristiani, dei monoteisti, degli ebrei non è
esistente, è un'invenzione. Dato che hanno la pretesa che questi sono personaggi storici, che Abramo è un personaggio storico, che Gesù è un personaggio storico, che Abramo è un personaggio storico, benissimo, questi tre personaggi venivano considerati degli impostori. E qual era l'impostura che facevano? La rivelazione, che è alla base di tutte le religioni monoteistiche, perché ogni religione monoteistica parte dalla rivelazione. L'alleanza Islam, ebrei, cristiani c'è, perché pochi anni fa a Parigi la comunità islamica e la comunità ebraica hanno chiesto al comune di fare le piscine separate tra uomo e donna. Questo non è avvenuto in un paese islamico, questo è avvenuto a Parigi. La comunità islamica e la comunità ebraica sono andate a chiedere al sindaco di Parigi di separare per motivi di morale le due piscine. E se voi pensate che in tutte le grandi convegni internazionali, l'abbiamo detto, torniamo a ripeterlo, il convegno sulla demografia di 10 anni fa al Cairo e la condizione femminile nel Pechino, gli islamici hanno detto le nostre posizioni sono le posizioni del Vaticano. Se pensate che in Israele partiti ebraici, ortodossi, hanno chiesto gli autobus separati per uomini e donne, sicuramente un islamico si troverebbe d'accordo. Allora, il monoteismo si trova a dover compattare, a riunire e cercare di compattarsi fra di loro per meglio controllare il gregge e cercare di eliminare quelle leggi tipo la libertà di espressione che esiste in Europa. Perciò, stranamente, un presidente iraniano come quello dell'Iran ha detto il pretesto delle vignette serve per separare un certo mondo. No, il pretesto delle vignette serve per costruire delle contraddizioni fittizie, far muovere la gente su delle contraddizioni fittizie per tentare di distruggere la laicità europea. Questo è il discorso. In pratica, il pretesto delle vignette è un pretesto per scatenare delle conflittualità che servono per suscitare emozioni e che servono, in fondo, essere diretti all'Europa contro il suo laicismo. Il problema della libertà di stampa è un problema sul quale si gioca sempre, cioè sulle libertà europee chiaramente si gioca sempre e estremismi di qualsiasi tipo, cioè servizi segreti, giocano semplicemente a creare la conflittualità. Quello delle vignette è stata una porcheria fatta da Danimarca, è stata una porcheria sfruttata da servizi segreti israeliani, da servizi segreti dai integralisti, dai cattolici, per tutti, per portarsi il loro giochino. Si massacreranno fra di loro, ma faranno massacrare i poveracci. Quello che loro non rompono come unità è l'attacco al laicismo, è l'attacco a tutto ciò che non è integralismo religioso, tutto ciò che gli sfugge dal loro controllo. Ma il problema di distruggere la Costituzione europea, chiamiamola questo perché alla fine dopo viene sancita la Costituzione europea, distruggere la Costituzione europea sviluppando uno scontro fra di loro e cercando di far coinvolgere le emozioni dell'Europa in quello scontro, è un giochino di sponda che stanno facendo. Ora, salvaguardare la libertà religiosa, cioè salvaguardare quelle che sono le regole all'interno della società, ci permette di impedire che nascano questo tipo di scontri e nello stesso tempo ci permette di portare lo scontro sulle idee e non lo scontro sulle armi. Perché? Perché se noi manteniamo lo scontro sulle idee e affrontiamo il nemico religioso con le armi della critica religiosa, possiamo spuntarla. Ma se il nemico religioso riesce a costruire una conflittualità militare, a quel punto bisogna solo sopravvivere e allora si compattano i greggi. Ed è questo che io non voglio, cioè per questo io voglio la libertà di espressione e nello stesso tempo voglio che le persone religiose non siano svilite, offese nel sentimento religioso. C'è un discorso da fare, Claudio, al di là del problema di quello che ci può essere dietro, ci sono due chiavi di lettura del fatto delle famose vignette danesi. Prima di tutto bisogna rivendicare il nostro diritto, parlo di uomini liberi, il diritto alla blasfemia. È un diritto che è stato fatto, che ci è servito per liberarsi del monoteismo cristiano, che però al di là delle intenzioni con cui venga utilizzato è un diritto, è un principio di libertà assoluto che non possiamo rinunciare, a costo che ci siano anche le guerre. Perciò chi ha usato le vignette, d'accordo, però la libertà di pensiero deve contemplare il diritto di blasfemia. Il problema è che questi qua che hanno fatto questa operazione non se le pagano in prima persona. Cioè, non se le pagano assolutamente. Chi le paga è la gente e sono quegli eroi in Nigeria, in Iran,
che stanno tentando di costruire il laicismo, che stanno tentando di costruire le religioni pagane. Perché non dimentichiamoci che in Nigeria non esiste semplicemente il cristianesimo e l'islam, ma esistono anche le religioni animiste che hanno un pantheon uguale se non superiore a quello della Grecia. E purtroppo chi pagherà in questo scontro sarà queste persone, non saranno musulmani e cattolici, anche se si massacreranno, faranno saltare in aria qualche chiesa. Ma sai, chi viene a morire in questo è l'aspetto della vita, ed è la vita che viene messa in gioco. Cioè, se noi non siamo attenti alle cose che succedono, dopodiché ti fanno una cosa in Danimarca e te la gestiscono in Malesia, ormai il mondo è fatto in questo modo, ma quelli che hanno fatto questo in Danimarca non è che li pagano, o meglio sono stati pagati probabilmente. Sì, però fanno emergere un problema, cioè nel senso che, allora, a parte se il discorso tu dici la miseria, ma giustamente un premio Nobel della letteratura mondiale come nigeriano come Sun Kyin ha detto, fa il nostro politeismo e la resistenza a ogni dittatura. Infatti, è questi che verranno a pagarla. Però, vabbè, da quando esiste il monoteismo, chi si è opposto al monoteismo ha sempre avuto delle situazioni da affrontare enormi, perché ricordiamo il 17 febbraio del 1600, Giordano Bruno viene bruciato a rogo e gli offrono il crocifisso e lui sputa e rifiuta il crocifisso. Sì, ma io non posso andare avanti nell'espressione di situazioni religiose, di manifestazioni religiose coi martiri. Cioè, io come pagano mi rifiuto il martirio, capisci? Cioè, sì, ma noi non accettiamo il martirio. Posso levarmi il cappello davanti a Giordano Bruno, posso levarmi il cappello davanti a tanta gente, però non sono dei modelli da imitare, capisci? Cioè, non siamo la Chiesa Cattolica che dice quello è il modello eroico. Beh, Giordano Bruno è diventato così, non per scelta sua, ma per imposizione. Per cui non è un modello da imitare, se permetti. È un modello che chiaramente merita tutto il rispetto nostro, perché lo ringraziamo, perché se è grazie anche a lui se noi siamo qua, però non lo usiamo come un modello, capito? No, ma vedi, Giordano Bruno non si è costruito, cioè se fosse stato libero di scegliere non avrebbe fatto queste scelte, cioè non avrebbe preferito morire in qualche altra maniera. In soldoni, io voglio costruire il paganesimo e voglio che le idee pagane si muovano nel mondo e diventino importanti, ma non voglio costruire martiri e non voglio neanche strappare il rosario dalle mani alla vecchietta, come non voglio neanche umiliare il musulmano rispetto alla sua stupidaggine del suo credo. Nello stesso tempo sono d'accordo con gli indù e con i sikh, che stanno combattendo un tentativo di aggressione da parte dei musulmani, e sono d'accordo con gli indù che stanno combattendo un tentativo di aggressione da parte dei cattolici, perché dopo la fin fine è la cosa. Sì, però, cioè, praticamente siamo in un mondo in cui le posizioni sono estremamente varie, capisci? Variegate, Francesco. Siamo in un vero calderone, non è che siamo al di fuori di questo calderone. Cioè, stiamo pagando un prezzo altissimo perché purtroppo siamo all'interno di gente che sta armeggiando, cioè che sta facendo tutto il contrario di tutto. Chiaramente sono d'accordo con te nel fatto che Islam, ebrei e musulmani sono perfettamente d'accordo per spartirsi il gregge, cioè non c'è assolutamente, sono integralisti assoluti e voglio reimporre i loro principi di morte, e sono perfettamente d'accordo. Il problema è che stanno usando la povera gente per far questo, capisci? Cioè, stanno destabilizzando sistematicamente dove gli è possibile. Beh, d'altronde il monoteismo ha sempre bisogno di mobilitare le persone su queste cose, ma questo che sta facendo è soltanto perché si arriverà al ritorno del monoteismo primordiale, cioè nel senso all'unità di tutti i monoteismi, e logicamente le cose vanno inquadrate in fila per tre. Sì, ma cioè, infatti sta emergendo tutto il marcio che ha dentro, cioè, ovviamente. Stanno appunto creando in fila per tre, però rimane sempre il discorso che il diritto alla blasfemia è uno degli strumenti di liberazione del pensiero mondiale rispetto al monoteismo. Sì, ma lo fai all'interno del tuo paese, cioè a me mi sta bene se i danesi facessero un lavoro di blasfemia rispetto agli evangelici, mi sta benissimo. E quello che non mi sta bene è che i danesi lo facciano per gli arabi, oppure gli arabi che lo facciano per i danesi. Cioè, quello che voglio dire, noi per esempio da questa radio abbiamo sempre parlato contro il monoteismo, no? Cioè, abbiamo fatto una, cioè,
abbiamo definito quelli che erano i principi del monoteismo, ma non abbiamo usato i microfoni di questa radio per fare aggressione rispetto a chi non si può difendere, cioè lo abbiamo fatto sì. rispetto al monoteismo che noi viviamo, cioè che noi percepiamo stridere nella società civile, capisci? Cioè non abbiamo usato, come alcuni ci hanno invitato anche per radio, di parlare contro i musulmani, di parlare contro i buddisti, di parlare contro gli altri, perché sarebbe stata un'aggressione, cioè ciò che non senti sulla pelle, cioè sì. ciò che non senti come la società è società cristiana. Sì, per cui a me mi stava bene se i danesi l'avevano fatto in Danimarca, come mi ma loro l'hanno fatto in Danimarca, cioè nel senso che l'hanno pubblicato su un loro giornale, sì, appunto, però non contro la danese, cioè non per la società danese ma verso l'esterno, cioè chiaramente quell'ateo che è stato ammazzato in Pakistan che era contro l'Islam, è chiaro che mi levo tanto di cappello, capisci? Cioè è stato un comportamento eroico, ma lui non l'ha fatto ateismo contro il cristianesimo. È morto facendo ateismo in Pakistan contro l'Islam, capito? Cioè questo è un comportamento che secondo me va sottolineato. Se avessi avuto più strategia magari mi avrebbe fatto piacere, perché almeno io odio i martiri, cioè non mi piacciono i martiri, non so perché sono allergico ai martiri, cioè mi avrebbe fatto più piacere. Però sta di fatto che è uno davanti al quale ci si toglie il cappello, insomma, capisci? No, sarebbe stato diverso se lui avesse fatto ateismo dal Pakistan contro il cristianesimo, capisci? E allora sì, sarebbe stato da prendere in considerazione in maniera diversa, ma ha fatto ateismo contro l'Islam in Pakistan, come alcuni fanno ateismo contro gli Hindu in India, cioè è corretto, perché lo senti sulla pelle, sì, cioè, è una cosa che senti, capisci? Vivi nell'ambiente, ma d'altronde il monoteismo è diventato quello che è diventato per merito del cristianesimo, cioè nel senso che l'ebraismo era stato contenuto in tutte le maniere dai popoli antichi, è stato il cristianesimo che è fatto da propulsore e da spinta vitale anche per quanto riguarda il discorso islamico, cioè nel senso che l'Islam, anzi addirittura secondo alcuni studi, il Corano è una traduzione semplificata della Bibbia. Perciò se il monoteismo è così virulento è soltanto perché ha avuto la spinta del cristianesimo, del monoteismo cristiano. Logicamente il cristianesimo è stato quello che ha portato il monoteismo in tutto il mondo. Se il monoteismo fosse stato fermato nei bassi fondi della Galilea, sicuramente questi problemi non ci sarebbero. Una via con cui noi in tutto il mondo il monoteismo si è combattuto è stato anche quello della presa in giro, perché io voglio ricordare la guerra di Boxer, ad esempio, in Cina contro l'invasione cristiana. Era normale pratica di propaganda di Boxer rappresentare i cristiani con la testa da maiale che venivano scozzati. Cioè avevo un'invasione dei cristiani, cioè i cristiani pretendevano di spacciare eroina in Cina e l'oppio l'hanno spacciato i cristiani in Cina, tanto per essere chiaro. Va bene Francesco, fammi parlare di sto Don Andrea, va bene, dai, prima che io non ho informazioni in merito. No, il problema è questo. Allora, voi sapete, adesso prendo un attimino il discorso in mano, perché mi interessa dire questo.